Oh! Le giornate si stanno allungando, dai golfini si passa a magliette più leggere. Signori, penso che oggi è ufficialmente arrivata e quindi appunto si festeggia la primavera. Oggi facciamo partire la settimana proprio veramente alla grande, questo sole mi ha ricaricato, questo fine settimana ci voleva davvero. Non so se vi è mai capitato di essere talmente impegnati da neanche riposarvi bene, quando proprio vi siete imposti di riposarvi. Questo fine settimana è stato proprio così, mi sono imposto di riposarmi. Devo dire che ha avuto i suoi benefici. Stamattina penso che, stanotte penso che tutto il mondo ha avuto un collasso cardiocircolatorio, visto che è uscita la prima puntata dell'ultima stagione del Trono di Spade. Io ancora non l'ho vista, penso che quando voi vedrete questo vlog, penso abbondantemente avete non visto una volta, ma penso anche 5 volte rivisto la prima puntata. A proposito del Trono di Spade, stamattina non vado in aula, ma vado da American Snack Shop e forse avete capito il perché. C'è un progetto, ancora non posso dire nulla, lo vedrete più avanti nel canale, quindi ora mi dirigo là e ci vediamo dentro. Appena arrivato in aula e becco Andrea, saluta Andrea, il tuo pubblico, che ormai è un pubblico di affezionati viewers ormai, va? Ciao pubblico affezionato di viewers. Allora, visto che Fabio è la persona più fortunata del mondo, oggi facciamo un piccolo riassunto della giornata di Andrea dalle 8 di stamattina alle 11.30, vai. Allora, praticamente sono sceso stamattina all'alba per andare al corso di informatica. Alle 8 stavo già in aula, ho seguito la lezione, 2 ore, fino alle 10 sono uscito e poi da allora che sto aspettando in aula studio qualcosa da fare che non sia rompermi le palle praticamente. E in particolare che cosa è successo? In particolare succede che mi sono dimenticato le cuffie. Uno. Mi sono sostanzialmente... il telefono non mi si collega al wifi. Perfetto. Per cui sono tutto a consumo. E in più mi sono dimenticato che oggi pomeriggio ho una laurea. Sostanzialmente ho dimenticato quindi anche una concatenazione di cose. Ovvero portarmi da mangiare, portarmi da bere, da dormire, da mangiare, da vestire, tutto. Sono disperato. Quindi diciamo che la giornata per Andrea sta procedendo benissimo. Benissimo, guarda, non potrebbe procedere. Nel frattempo a lui registro una materia, a me no. Cioè, e mi sono anche visto il Trono di Spade, Andrea ancora no. Esatto, quella è una nota dolente. E giusto? Sono ancora le 11.30 del mattino. Sì, vediamo come fino a dove dobbiamo arrivare. Come finirà questa giornata? Comunque ora io studio, Andrea gioca a... Crash Royale. Andrea gioca a Crash Royale e poi andiamo al Portal Mai. Che Crash? Quella cosa là e poi andiamo a porta a mangiare, va? Allegro? Sì. Cosa? Solo per il panino che mi sono comprato. Chi? Per il pane crinzato. Pane con il dito. Uno, non due. Uno so. Questa era pane con il dito. Stamattina ero più allegro perché c'era il sole. C'è ancora il sole. Una partenza. Però si sono abbassate leggermente le temperature. Poi... Ho fatto il giro largo per non... Poi improvvisamente vedo uno dei cartelloni pubblicitari più belli che questo mondo potesse avere. E sta ritornando, guarda, Silviuccio sta ritornando. Grande Silvio, grande! Grande! Ma io devo fare dopo quando torno mi faccio una foto. Devi fare un mega selfie. Siamo nel 2019, le macchine dovevano popolare, invece no, si può fare a Berlusconi che si va. Mamma mia, la speranza per questo paese. Però a parte il ritorno di Silvio, devo dire che il lunedì al porto non c'è veramente nessuno. È veramente forse una pace per i sensi. Per i camion. Soprattutto per i camion. Ora, uno dei momenti più brutti che potrebbero rovinare questo porto saranno le giornate che si allungano, logicamente. E tutti quanti... Non posso dire... Ecco.
che tra sabato e domenica non hanno un cacchio da fare e vengono qua per farsi le fotine. Le fotine. Ah, vero, mi sono dimenticato di dire che ora ritorna Fabiuccio. Ritorna Fabio qui fra di noi. Quindi ora ritornerà a fare vlog per la sua gioia. E niente, ora Andrea si cala il panino. Decisamente. Il panino con un dito solo. Con dito, io mi mangio due piedine. Minchi. Ecco. Va bene, io saluto ad Andrea, credo. Tu dove devi andare? Ah, la giurisprudenza, vero? Comunque! Tagliamo di qua, va? Quindi, ora io faccio compagnia ad Andrea per quanti metri? Non lo so, una dozzina. Per una dozzina di metri? Sì, per circa 24 kg di metri. Poi Andrea va a una laurea. A una lauria. Comunque io me ne torno alle case. Perché? Vabbè, domani Andrea cala. E vediamo, quindi. Vediamo, se ne va a vedere. Dipende dal tempo. Dal tempo, alle 9 scendi, non è che ci vuole tanto. Dal tempo. Dal meteo, allora, dalle condizioni climatiche, allora vorrei dire, no? Dal tempo. Qui a sud siamo un pochino degli analfabeti funzionali. Quindi... Nuovo vlog, iscrivetevi al canale. Ah no, quelle le recensioni. Oh! Beccato! Quindi, sì. Ciao Martina, ci vediamo domani con il vlog. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Per passare un cavallo, penso. No.